Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Mister, al cospetto della capolista che oggi praticamente ha ipotecato la vittoria in Serie D, la Nuova Gioiese fa una bella figura, però i tre punti vanno al Montalto. Sì, ci dispiace sostanzialmente per questo, per i tre punti, perché ritengo che in una gara, nella gara di oggi, la Nuova Gioiese non meritava assolutamente di essere sconfitta, malgrado di fronte si trovasse una squadra di tutto rispetto che approda, si può dire, se non matematicamente, ma ipoteca la Serie D. Ritengo che al cospetto di questa squadra noi abbiamo fatto bella figura. Ripeto, credo che il risultato di parità era un risultato più giusto. Purtroppo da qualche domenica a questa parte noi usciamo immeritatamente dal campo con delle sconfitte. Questo ci farà riflettere sicuramente nel futuro più breve e in quello più prossimo. Tra l'altro il gol del Montalto è arrivato su un calcio da fermo che quest'anno praticamente è stato deleterio per la Nuova Gioiese. Sì, purtroppo è una disattenzione nostra difensiva, ce ne assumiamo le responsabilità e avevamo logicamente predisposto delle marcature per gli uomini che sono a livello acrobatico forti come Piemontese, Varrà e Cassaro. Purtroppo uno di questi ci è sfuggito e ci ha diciamo penalizzati con l'unico errore forse che abbiamo commesso in tutta la gara. La sfida sulla carta impari, Sacco Pirrotta contro Varrà Cassaro, praticamente si è conclusa alla pari. Ma guarda, in questo finale di campionato io ritengo che sia giusto far evidenziare dei ragazzi che da tutto l'anno lavorano con noi, sono ragazzi molto volenterosi e di prospettiva, e quindi ritengo che sia un giusto premio anche sia per loro e per la società stessa cercare, non dico di valorizzarli, ma quantomeno di far assaggiare il terreno di gioco in virtù di una prossima stagione. Mario, ormai mancano 4 partite, 2 trasferte, 2 partite casalinghe, si cerca di ancora quel punticino, quella vittoria per stare sereni al 100% e poi gettare le basi per il prossimo campionato. Ma guarda, noi dobbiamo fare fino alla fine il nostro dovere e affrontando tutte le gare a partire da domenica con il Rossano con intensità, con determinazione. Poi ritengo che la quota in cui siamo non ci dà la matematica, voglio dire io, però ritengo che anche dai risultati che sono stati sugli altri campi è una quota che ci fa stare un po' più tranquilli. E c'è soprattutto un derby con la Palmese da onorare, per i tifosi soprattutto. Beh, ritengo che questo ormai sia l'ultimo obiettivo, voglio dire io, di questo finale di stagione, cercare di fare bella figura appunto in questo derby. Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com.